Buongiorno, benvenuti e ben ritornati in un nuovo video finalmente su casa e dispensa. Io vi chiedo scusa per essere sparita per la mia assenza, ma è stato veramente un periodo molto molto tosto. Avevo delle questioni private da risolvere, da sistemare e quindi diciamo facevo video, ma poi non avevo il tempo proprio materiale per montarlo e caricarlo su YouTube, e quindi mi sono presa il giusto tempo che mi serviva per appunto sistemare queste questioni qua private, e poi dall'altra però mi mancava veramente tanto ritornare su YouTube. E niente, come avete letto dal titolo, oggi andiamo a pulire casa mia perché necessita di una pulizia estrema. Come avete visto qualche spezzone, fa davvero schifo. Volevo fare un video un po' più, no, da influencer, da stile di vita, patinato, lussuoso, tutto bello in ordine, casa perfetta. No, ragazzi, no. Questa è vita reale. È bello mostrare su YouTube anche la vita reale, la vita quotidiana di una mamma che lavora, che deve pensare a un milione di cose, deve pensare ai propri figli, ai cani, la casa e tutto quanto. E vi ho fatto vedere la realtà dei fatti, purtroppo, perché fa davvero schifo, quindi mi vergogno anche un pochino. Però ragazzi, è questa la realtà, cioè non è inutile che vi mostro una casa super bella in ordine, super pulita, super perfetta, senza niente in giro, senza giochi in giro, senza pattumiera in giro, vestiti buttati per terra, perché non è assolutamente questa la realtà. La realtà è quella che vi ho mostrato di uno stile di vita quotidiano di tantissime persone che lavorano, tornano a casa stanchi dopo una lunghissima giornata, devono guardare i compiti dei figli, magari da fare la spesa, cucinare, fare lavatrici, insomma. È inutile che sto qui a spiegarvi come funziona la vita quotidiana, lo sapete benissimo anche voi. E non mi sembrava giusto e corretto farvi vedere il dopo di una casa perfetta quando lo stile di vita che ho è questa. Alcune volte vi faccio vedere casa mia super perfetta in ordine, ma dall'altra la quotidianità, la realtà è questa, ovvero una casa molto molto in disordine e, ripeto, di una mamma che fa un milione di lavori per mantenere se stessa, la casa e i propri figli, e quindi mi sembrava giusto e corretto farvi vedere esattamente come si trova casa mia in questo preciso istante. Io smetto di parlare perché veramente oggi andremo ad occupare tutta la giornata, perché ho anche la mansarda che fa davvero schifo, ma davvero schifo. E niente, io smetto di chiacchierare perché sennò non finisco più. Sono le 9:30 e per la 1:30 almeno il piano qua sotto devo finirlo, perché poi arriva la bambina da scuola, oggi è sabato e lei va anche al sabato, quindi alla 1:30 lei arriva, devo far da mangiare e poi mi occuperò della mansarda e anche lì registrerò un video, infatti sarà in due parti. E niente, io smetto di chiacchierare. Fatemi sapere qua sotto tramite commento che cosa ne pensate. Vi saluto già adesso, così poi mi dedico alle pulizie.
E iscrivetevi al canale se vi va, ovviamente. Il mio desiderio di quest'anno, sempre se riesco a essere continuativa su YouTube, comunque il mio desiderio di quest'anno è arrivare a 500 iscritti, quindi se vi va mi raccomando schiacciate il pulsantino rosso dove c'è scritto iscriviti. E niente, io ho detto tutto, io direi di iniziare a pulire che necessita, e voi come sempre mi farete tantissima compagnia, ma prima musica. Thank you.